Colpo di scena durante il primo consiglio comunale di Castel San Giorgio nelle fila dei componenti dell'opposizione. Il candidato sindaco Antonino Coppola con la lista civica per Castel San Giorgio si è dichiarato indipendente durante la seduta. Gli altri rappresentanti della stessa minoranza hanno creato invece il gruppo della stessa lista civica per Castel San Giorgio, capeggiato da Michele Salvati. Una decisione, quella di Coppola, che ha spiazzato il pubblico presente che non era a conoscenza delle intenzioni dell'ingegnere. Intanto giovani e meno giovani dell'opposizione sono pronti a fornire il loro contributo per la città, dando anche credito alla maggioranza se le proposte saranno ritenute giuste. Ecco le parole proprio di Coppola, Salvati e del giovanissimo Biagio Apostolico. Certamente il nostro sarà uno spirito costruttivo, uno spirito di una opposizione diversa da quella del passato, un'opposizione presente, vigile, non connivente. Quando dico presente in consiglio comunale, sulla casa comunale, con la gente, tra la gente, per la gente. Saremo pronti a dare battaglia quando gli atti non ci convincono, come saremo pronti a sostenere le idee, le posizioni della maggioranza quando questi sposano cause positive e nobili per il Paese. Di cosa ha bisogno Castel San Giorgio da questo 2022 in poi? Secondo, sicuramente Castel San Giorgio da questo 2022 in poi l'attendono sfide molto importanti. Ha bisogno di una rivoluzione infrastrutturale e ha bisogno sicuramente di un cambio di passo. C'è bisogno di migliorare un po' di cose, c'è bisogno di migliorare la vivibilità, c'è bisogno di migliorare i servizi, quindi noi saremo attenti su queste dinamiche, su queste problematiche. Probabilmente da troppi anni Castel San Giorgio sconta l'essere cerniera tra la Valle dell'Irno e l'Agro. È possibile un salto di qualità meritato? Ma questo può rappresentare un problema, può rappresentare anche un vantaggio. Essere da cerniera significa essere di collegamento tra due realtà importanti, con un'uscita autostradale, insomma, diventa un paese anche appetibile da parte di imprenditori, di chi volesse venire ad investire su questo territorio. La sfida da questo 2022 in poi, secondo lei, quale dovrà essere? Bella domanda. La sfida quale dovrà essere? Dovrà essere quella di fare una opposizione attenta, una opposizione costruttiva, un'opposizione senza sconti ma non pretestuosa e non accanita. La prima cosa che si chiede è l'emozione di varcare quella porta per impegnarsi nella propria terra. Sì, in effetti l'obiettivo principale è il bene di Castel San Giorgio. Sono onorato di stare tra i banchi del Consiglio Comunale. Prometto il mio impegno e la costanza. È una bella cosa che un giovane sia appassionato di politica. Di cosa ha bisogno questo paese? Questo paese ha bisogno di continuità e di impegno. Per diventare a misura di giovane, ma per non perdere gli anziani. Per trovare i giusti compromessi.